Casa Suspice. Agli inizi del Novecento, la Casa Suspice era una delle poche abitazioni di Bardonecchia adatte ad ospitare il Presidente del Consiglio. La maggior parte delle costruzioni del borgo erano infatti case di montanari, con la stalla e il fienile. Senza acqua corrente e senza servizi igienici. Quando nel 1903 Giovanni Giolitti scelse Bardonecchia per trascorrere i periodi più caldi dell'estate, il paese iniziava appena ad aprirsi alla villeggiatura e non poteva offrire molte altre sistemazioni decorose. La Casa Suspice aveva esternamente un aspetto sobrio, che stupiva per la sua semplicità gli ospiti del presidente che arrivavano dalla capitale. Superato il portone d'ingresso, si apriva il giardino, da cui si accedeva all'appartamento su due piani dei Giolitti. Al piano terra c'erano la sala da pranzo, la cucina e i servizi. Si saliva al piano superiore tramite una scala interna a due rampe. Le camere, elegantemente affrescate, si affacciavano su un prato alberato, chiuso dal recinto in muratura. Questa casa, così protetta da occhi indiscreti, dava a Giolitti quegli spazi di riservatezza di cui era molto geloso. Egli, infatti, seppe sempre dividere la sua vita privata da quella pubblica. E nella famiglia, come negli amici più cari, trovava la tranquillità a cui aspirava, e poche erano le persone che potevano disturbare la sua quiete familiare. I coniugi Giolitti, quando giunsero a Bardonecchia, erano già avanti con l'età. I figli, grandi e accasati, li raggiungevano con i nipoti per trascorrere qualche giorno in famiglia. Di solito partiva per prima la moglie Rosa e attendeva l'arrivo del marito, che appena poteva fuggiva da Roma per andare lassù, nel suo Piemonte. Precedevano l'arrivo della signora le due fedeli domestiche, Fortunata e Maria, che vissero tutta la vita in casa Giolitti ed erano parte della famiglia. Fortunata, che portò in collo tutta la figliolanza di Giolitti e che parimenti stette con lui 42 anni fino alla morte e fu da lui accompagnata al cimitero. E Maria, che si occupava soprattutto della cucina e stette alle dipendenze di Giolitti 52 anni finché morì. Possiamo immaginare le due donne che a distanza di un anno dalla precedente villeggiatura arieggiavano la casa, toglievano la polvere, sbattevano i materassi, riempivano la dispensa. Cose normali di una normale famiglia in villeggiatura. Nel cortile di Casa Suspice, subito dopo il portone in legno, c'era il pero, oggi unico testimone di quegli anni. Sotto le sue fronde c'era la panchina, che vediamo nelle belle fotografie scattate alla moglie Rosa, mentre si godeva il fresco con le amiche. Possiamo facilmente immaginare il grande statista seduto su quella panchina, immerso nella lettura del suo amato Dante, o a chiacchierare con qualche amico fidato, oppure con il nipote Curio Chiaraviglio, che fu per parecchi anni ospite del nonno nella casa di Bardonecchia. Inaugurazione Targa Giolitti. Il 27 agosto 1950 fu un giorno di festa a Bardonecchia per la cerimonia di inaugurazione della lapide in onore di Giovanni Giolitti, posta sulla casa dell'avvocato Suspice. Sulla piazzetta fu eretta una tribuna d'onore,
dove primeggiava il ritratto dell'onorevole Giolitti. Nel palco avevano preso posto le autorità del comitato d'onore. Completavano il quadro le ragazze del paese in costume. Un gruppo di bambine cantò l'inno di Mameli e la targa fu scoperta dal sindaco Cavaliere Amprimo e benedetta dal parroco Don Bellando. Ci fu il discorso dell'onorevole Villabruna, politico liberale di profonda fede giolittiana, a cui seguì quello del repubblicano La Malfa. Entrambi tracciarono un ritratto di Giolitti statista e riformatore. Dopo la cerimonia, autorità e cittadinanza si spostarono nella parrocchia, dove venne celebrata la messa. Seguì infine un pranzo ufficiale nel salone centrale dell'Hotel Fréjus.